faremo un custom, uno dei primi custom di questo canale. Oggi, signori, andremo a fare le Air Force One Tar of White in uscita ad ottobre. Sarà un processo molto lungo, però ci divertiremo. In più avremo poi una scarpa da resellare a 700 euro. Quindi andiamo all'opera. Ovviamente per un tale video ho avuto il bisogno necessario di un cameraman professionale, perché senza di lui non avrei potuto fare tutte queste riprese. Questo è il cameraman. Ora lei, signore, come vuole essere chiamato? Air Traffic, lui quello vero? Quello vero? Perché veste Babe? No, è Ibis. Ibis. Bene, allora procediamo. Andiamo con questo cazzo di video. Venite. Ora, come potete vedere, questo è il nostro studio per ora. Oggi siamo in trasferta. Abbiamo già cominciato a lavorare sul paio di Air Force One Tar of White. Ci baseremo solo su immagini originali. Questa è la Air Force One Tar of White originale e noi la andremo a ricreare in modo da poterla resellare e comprare altro hype. Allora, come potete vedere, abbiamo già cominciato qui un po' a colorare lo swoosh, poi andremo a rimuovere le imperfezioni che abbiamo fatto. Per ora, insomma, il risultato è più soddisfacente. Bene, ora andremo a fare tutti gli swoosh. Bene, quando il risultato vi sembra soddisfacente, è l'ora di passare al prossimo step. Lasciate asciugare la vernice e una volta asciutta possiamo passare al prossimo passaggio. Cucire e cucire lo swoosh con un filo, come potete vedere qui, e attaccargli questa linguetta arancione. Per questo abbiamo comprato il set di ago e filo e un bel quaderno tinta unita. Quindi prendete la taglierina e andate a tagliare un bel pezzo di quaderno. Prendete dalla parte posteriore, così insomma non si vede. E abbiamo la nostra etichetta arancione. Ora unboxiamo l'ago e filo. Prendiamo un ago abbastanza spesso e il nostro filo. Ora che il vostro filo è ben saldato all'ago, e ora andiamo ad applicare questo con un po' di vinavil, così siamo sicuri che resterà attaccata. Giusto una puntina. Non preoccupatevi dei rimasugli, perché poi diventeranno trasparenti. E ora lo fissiamo con il filo. Allora, raga, mi sono accorto che fare l'intero swoosh con l'ago e il filo è una cosa impossibile, però sono riuscito a mettere l'etichetta arancione. Ora possiamo procedere al prossimo step, mettere della colla vinilica, cioè fare questa parte qua. Quindi apriamo la nostra vinavil. Se non riuscite ad aprirla come me, usate l'ausilio di taglierino. Rip taglierino. Va bene, abbiamo perso il taglierino. Ripeloni, vabbè, facciamo questo allora. Vabbè, avrà una colatura un po' particolare, potremmo dire che è stato un errore di produzione, così aumenterà il valore della scarpa. Bene, ora la lasciamo asciugare e nell'attesa andiamo a recuperare il taglierino. Possiamo cominciare a fare l'etichetta che poi andremo a mettere qui. Quindi cominciamo a fare quella. Ci trasferiamo al laboratorio di scrittura. Dovrebbe essere un'ape qui, no? È andata via. Bene, dobbiamo prendere un pezzo di carta, in questo caso un pezzo di cartoncino. Non abbiamo il taglierino.
Bene. Abbiamo la nostra etichetta. Ora dobbiamo andare a scrivere quello che c'è scritto qua. In questo video potrete notare le mie doti da grande artista. The big artist. The big artist. Ovviamente dobbiamo stare attenti ai minimi dettagli perché qualche hypebeast potrebbe dire che sono false. Bene, ora che abbiamo creato quell'etichetta, dobbiamo andare ad applicarla. La scarpa è ancora in fase di asciugatura, quindi non potremo fare molto. Questa andrebbe attaccata qui sulla suoletta, suolina, linguetta. Andiamo a spalmare un bel vespino. E ora andiamo ad accoppiare questi due elementi. Ammirate la creazione di un'entità perfetta, ma manca ancora un pezzo che andremo a fare in seguito, ovvero l'iconica scritta Air. Ora andremo a fare l'iconica scritta Air, nonostante non si siano ancora asciugate, ma perché ci metteranno 5 mesi insomma ad asciugarsi. E voilà, abbiamo la nostra Air Force One per Off-White da resellare. E una volta che il tutto sarà asciutto, avremo una scarpa nuova, sgargiante, pronta per StockX. Ok, bene.